Costruttori alle prese con la tecnologia a Trento, la quinta edizione di Eureka. Ci sono due cabine che girano, vabbè, la funivia. E poi qua ci sono delle lancia palle di neve che puoi prendere i punti 30-150. E poi qua c'è la salita o discesa, e che ci sono dei sciatori. La funivia Tecno della quinta B dell'Istituto Cembra, scuola primaria di Giovo, è uno dei giochi che hanno vinto la quinta edizione di Eureka, la gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori, che ha visto la partecipazione di quasi 400 studenti appartenenti a 13 istituti comprensivi trentini, alliti Buonarroti. Cembra premiata per le classi quarte, la vincitrice delle quinte è la quinta A dell'Istituto Comprensivo di Tione, scuola primaria di Zuclo, con il gioco Il Fion da Calcio, vincitrice delle classi terze, la terza A dell'Istituto Comprensivo Trento 7, Meano, con il gioco Il Ninja delle Banane. Un kit di partenza uguale per tutti e poi largo alla fantasia, alla capacità progettuale. È uno scivolo che... l'omino va su e poi scende. Attraverso un motorino sali con il motorino e poi scende a mano. I pianeti. I pianeti rotanti? Sì. Come funziona? I pianeti, accendi il motorino e i pianeti cominciano a girare. Come mi è venuta quest'idea? E tutti insieme abbiamo avuto un'idea diversa, ma alla fine è saltata fuori questa idea. Ci vuole tanto per costruire questo giocattolo? Ci è voluto un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Guardarli lavorare e sperimentare è una meraviglia, anche quando il meccanismo si ribella. Che non si dica che la tecnologia è roba da ragazzi. Molto spesso i leader della classe hanno dimostrato di essere le femminucce e poi soprattutto la varietà di oggetti che hanno creato partendo dagli stessi elementi base.